La mala del Brenta non si fa mancare niente. Entra anche nei sequestri di persona. Qualsiasi posto dove ci siano soldi arriva alla banda di Felice Maniera. Lei scappa di prigione e al posto di darsi alla latitanza torna a Campolongo e organizza subito un colpo al cavò di un istituto di vigilanza di Mestre. Sì. Quella fu un'operazione molto violenta. Sì. Come andò? Andò che eravamo travestiti da finanzieri. Per farsi aprire il cavò, Felice ha pianificato il sequestro del direttore dell'istituto di sorveglianza, Donato Agnoletto. Per realizzare questo colpo ha previsto due gruppi. Uno con Felice aspetterà il sequestrato in un casolare abbandonato accanto alla sede dell'istituto. L'altro gruppo, capeggiato da De Cecco, si presenterà indossando le divise da guardia di finanza a casa di Agnoletto. Mia moglie era incinta al settimo mese del secondo bambino e mia figlia aveva 2 anni. A 00:20 circa suona il campanello del condominio e mi dicono che appunto è il nucleo di polizia tributaria, devono salire per fare una verifica. Io apro, questi salgono con l'ascensore, mi trovo di fronte alla porta socchiusa, che avevo socchiuso, mi fanno vedere un mandato di perquisizione autentico del Tribunale di Venezia a firma del dottor Pavone, del magistrato, che conoscevo perché ero mio cliente quando avevo un'armeria, col timbro famoso verde che lui usava, perciò dico, l'ho ritenuto valido. Fu simulato un decreto di perquisizione a mia firma sembrava autentico, soprattutto per il fatto che è notorio che io scrivo con la penna verde. Il signor Agnoletto ha un'armeria ed è presidente di una cooperativa di vigilanza nella cui sede parcheggiano i furgoni blindati che servono quasi tutta la provincia di Venezia. Nel cavò della ditta ci sono gli incassi dei supermercati della zona e tra sabato e domenica anche quelli dell'autostrada. Un sacco di soldi. L'idea è quella di portarsi via il signor Agnoletto e la sua famiglia e poi usare sua moglie e sua figlia per ricattarlo e farsi aprire la strada fino al cavò. Il signor Agnoletto ha qualche dubbio. Uno dei finanzieri indossa calzoni troppo corti per la sua altezza e imbraccia un mitra che non sembra quello d'ordinanza. Là mi è sorto il primo dubbio quando ho visto che uno dei finanzieri imbracciava un fucile mitragliatore che era il Colt, l'M16, di cui so per esperienza che non è un'arma in dotazione alla Guardia di Finanza, però là mi è sorto un dubbio. E anche perché aveva i calzoni un po' corti. Nonostante i dubbi, Agnoletto segue comunque i falsi finanzieri. Il cavo dell'istituto è a Marghera, a pochi chilometri dalla casa di Agnoletto. Felice li aspetta al casolare disabitato. Quando siamo arrivati a Marghera pensavo che facessero il giro per andare alle nostre aziende, invece quando hanno girato all'improvviso e siamo arrivati su questo casolare completamente al buio, l'autista della mia macchina ha fatto i fari, in quel momento l'ho capito che era stato un tranello. C'era Boato, Mestrino, che doveva tenere il direttore di questa azienda di trasporto portavalori. Stavamo parlando fuori per come organizzare. Tutto un tratto sentiamo pam, 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 4-5 colpi. Mi sono sentito puntare da una persona che c'era dietro una pistola alla nuca e mi ha detto continua a camminare. Dopo altrettanti 5-6 metri ho sentito armare l'arma, ho sentito il click dell'armamento della canna. Ho pensato, qui faccio altri 2-3 passi e mi sparano un colpo alla nuca, ho preso da qui dietro la pistola e l'ho spostata di 10 centimetri. Il malvivente che c'era dietro ha cominciato a dire molla l'arma, lascia l'arma, lascia l'arma. Io non l'ho lasciata, nel contempo dalla mia sinistra mi sono arrivati 2 pugni e 2 calci. Da queste 2 persone che avevo a sinistra e sono caduto per terra. Il signor Agnoletto conosce le armi e quando si ritrova a terra con la pistola di uno dei banditi impugnata per la canna fa presto a impugnarla per il verso giusto.
Il bandito si getta su di lui e il signor Agnoletto spara. Ho sparato 2 colpi. Questa persona è caduta, come è caduta dalla mia destra, se non ricordo male. Hanno cominciato a dire sparate, sparate, perché è armato, è armato, è armato. Dalla mia sinistra ho cominciato a sentire i colpi, diversi colpi che hanno cominciato a sparare nei miei confronti. Mi sono trovato disteso a terra e con un'emorragia interna che cominciava a soffocarmi. C'è stato un momento di silenzio. In questa emorragia interna ho provato ad alzarmi e ho sentito la gamba sinistra che era completamente... non mi dava segni di vita. Mi sono alzato. Come mi alzo per respirare da questa grossa emorragia che mi continuava a venire di sangue? Una persona sopra di me mi dice: stai giù, non muoverti, altrimenti ti sparo e ti finisco. Corriamo tutti là, vediamo Boato tutto sanguinante, che si teneva la pancia. Il direttore, che sembrava morto, proprio morto, steso con una pozza di sangue. E niente, per cui la rapina a sto punto è andata a fuga. C'era la moglie lì, e abbiamo chiamato la Croce Rossa e siamo scappati. Mentre i banditi scappano, la moglie di Agnoletto si mette a correre in soccorso del marito. Mia moglie l'ho sentita proprio quando tutto il gruppo si è allontanato. E in quel momento là gli ho detto appunto: da lontano, vai a chiamare i soccorsi perché mi hanno sparato. Ho invocato mia madre, ho invocato mio padre. E ho detto: sto arrivando. Mi sono messa lì a pregare e ho detto: ormai sto arrivando. Aspettate. Questo caseggiato alla periferia di Mestre, in via Bottenigo, proprio all'imbocco della statale Romea, è stato palcoscenico questa notte di un fatto di sangue tanto efferrato quanto intricato ed inquietante. Protagonista della drammatica vicenda, Donato Agnoletto, 35enne di Mestre, titolare di un'armeria e presidente della cooperativa Vigilanza Privata. Ora Donato Agnoletto è ricoverato all'ospedale di Mestre, dove in mattinata è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ad un polmone. Trasportato direttamente in sala operatoria all'ospedale di Mestre, l'Agnoletto ha subito un lungo intervento operatorio, al termine del quale i medici si sono riservati la prognosi. Hanno detto: sei stato miracolato, proprio perché le condizioni... Avrebbe dovuto essere una rapina miliardaria. Se era questo, mal informato, perché era da 6-7 mesi che nel cavò non c'era più neanche un becco di un quadrino. Questa rapina avviene con un sequestro di un'intera famiglia, bambina piccola, madre incinta, lasciate il padre ferito grave a terra. Per lei quella fu una rapina come un'altra, o in realtà ne pesa più di altre? Non sapevo neanche io che era incinta la moglie, però siamo partiti con l'intenzione di non far male a nessuno. È capitata questa, è capitata una roba che ci siamo sentiti tutti male, anche per loro.